Ed è il momento dei mister tutti in bianco, solo che allora è la divisa ufficiale della loro squadra. Abbiamo Tiziano alla mia destra, Giacomo alla mia sinistra, gli allenatori delle due squadre di cui prima vi parlavamo. Allora iniziamo da Tiziano, presentati un po' al pubblico, età, che lavoro fai o se studi, cosa studi? Io sono Tiziano Baccini e faccio il secondo anno di ingegneria meccanica qui a Firenze e qui nella PGS sono giocatore della squadra dei ragazzi più grandi e anche vicepresidente della società. Giacomo, è il tuo turno. Allora, io sono Giacomo Madiai, ho 22 anni, faccio servizio civile qui in oratorio e gioco insieme a Tiziano nella squadra qui dell'oratorio. E allora Giacomo, tu alleni la Don Bosco che è arrivata terza, parlami un po' di questa squadra, sia come allenatore che come magari fratello maggiore di ognuno di loro. Beh, allora, devo dire, è stata un'esperienza bellissima perché con gli stessi giocatori abbiamo già partecipato l'anno scorso e quindi è stato molto bello vedere il percorso di crescita che hanno avuto i ragazzi, più che dal punto dei risultati, dal punto di vista del gruppo. E penso sia il nostro obiettivo principale questo, speriamo di averlo raggiunto. Come fratello maggiore, beh, ogni tanto è toccato riprendere qualcuno per qualche atteggiamento un po' in cui noi non vogliamo che caschino, noi vogliamo che si divertano i ragazzi prima di tutto. Quindi dobbiamo cercare di stare attenti a riprenderli quando pensano più al risultato che al divertimento, perché il calcio alla fine è uno sport. Without you love, without you I try. Tiziano, invece tu con i tuoi ragazzi come sei? Anch'io con i miei ragazzi, diciamo, è un'età diversa da quella in cui è Giacomo, perché sono tutti ragazzi che fanno le medie, quindi magari anche più difficili, però sono ragazzi bravissimi, in cui ci sono anche le famiglie che gli stanno dietro, oltre ovviamente l'oratorio, e sono ragazzi che mettono sempre tutto il 100%, anche se magari tecnicamente non sono bravissimi, però appunto si divertono sempre e questa è la cosa probabilmente più importante di tutte. Com'è nata la tua passione per fare l'allenatore? Io è una vita, gioco qua, che mi alleno qua al campino della PGS, e, diciamo, la passione è venuta subito dalle prime pallonate che tiravo con i miei allenatori, poi man mano crescendo ho voluto dare quello che mi avevano dato loro, darlo anche ai bambini che adesso alleno io. A che allenatori ti ispiri? Agli attuali, devo dire, che sennò mi menano. Francini Simone, Annicchiarico Stefano e Stefano Vannini. Diciamo invece, parlando di qualche allenatore che tutto il mondo conosce, hai qualcuno a cui ti piacerebbe ispirarti o da cui prendi spunto? Che posso dire? Io direi probabilmente per la serietà e per attaccamento alla maglia anche che ha dimostrato a Sir Alex Ferguson, lo scozzese ha dimostrato grandissima serietà e grandissima anche umanità. Beh, vola basso il ragazzo, uno degli allenatori più forti del mondo. Vediamo Giacomo che mi risponde. Beh, io devo dire Montella perché allena la Fiorentina. E a proposito di Fiorentina, ma baratteresti una sconfitta dei tuoi ragazzi per una vittoria della Fiorentina? Magari una vittoria importante, tipo la finale di Coppa Italia? Ma, domanda tosta, forse per la Juve, per una vittoria contro la Juve, ma poi no, preferisco vincere con i miei ragazzi. Bella anche questa risposta. Allora Tiziano, in conclusione un messaggio che vuoi lanciare ai tuoi ragazzi? Io direi di continuare così, di divertirsi sempre, sia nella sconfitta, e purtroppo sono parecchie, sia nella vittoria se dovesse arrivare. Invece da parte tua il messaggio è forza Fiorentina, sempre abbasso la Juve? Sì, da fiorentino sì. Perfetto, io ringrazio i due mister e alla prossima. Without you now, this is what it feels like.
eccoci qua, siamo con due piccoli calciatori, giusto? Sì. Siamo con Francesco, giusto? Sì. E Amerigo. Sì. Allora, due maglie diverse. Tu con chi giochi? Con i PGS, che abbiamo fatto un torneo, però abbiamo perso e si fa una partita contro i più grandi. Tu invece hai questa bella maglia granata, con chi giochi? E con la squadra Don Bosco, che è sempre dell'oratorio, e siamo arrivati terzi al torneo della Team Cup. Bravo, vedi lui come precisa. Allora, sei la squadra dell'oratorio, di conseguenza vuol dire che sei stato selezionato qui da Don Alessio, sì. Giusto? Perché sei stato un bravo bambino, vero? Sì. Come avviene la selezione? Confermaci quello che mi ha detto Don Alessio. Se... ci sono facce strane fuori, Se vieni se frequenti l'oratorio, se ti comporti bene, se rispetti le regole. Vieni selezionato? Sì. Quindi più che altro anche per il rispetto dell'avversario, cioè conta. Bravo, e voi? Invece voi come viene nello stesso modo oppure in maniera diversa? No, perché c'è una squadra all'oratorio e ci hanno fatto partecipare a questo torneo. Quindi tu fai proprio parte della squadra dell'oratorio? Sì. Perfetto. Allora, domandina, voi andate a scuola, quindi sei stato selezionato, vuol dire che sei anche un bravissimo studente. Che classe fai? Terza media. E come vai? Bene. Beh, che vuol dire? Bene, bene. Cioè, normale, non è? Escono le verità adesso, è normale? No, va bene. Quest'anno è l'esame, lo sai? Sì, sì. Quindi? È una responsabilità in più, ecco. Però se uno l'affronta studiando, lo passa. Sembrano dei piccoli uomini, incredibile, guarda, incredibile. Poi lui in particolare. Tu che classe fai? Prima media. Prima media, quindi sei passato dalla quinta elementare all'anno scorso. Sei fresco, fresco. E l'approccio com'è stato? Studio, calcio, scuola? Difficile? Sì, cioè la prima cosa è lo studio e poi il calcio. Ti piace più lo studio o il calcio? Calcio. Bellissimo, la prima cosa è lo studio però, e poi viene il calcio. Però che ti piace di più? Il calcio. A te che ti piace di più? Studio? Calcio in oratorio. Calcio è più divertente. È più divertente. Sì. Hai mai provato alle scuole calcio? No, ancora no. Non c'hai voglia? No, già faccio uno sport, però mi piace più giocare qui in oratorio e divertirsi. E allora in un oratorio non ci sono prime donne, non ci sono supercampioni, ci sono tutti i protagonisti. E conosciamo i protagonisti di questa bellissima squadra. Matteo Lamantia, Riccardo De Vitis, Michele Baschieri, Andrea Marmora, Leonardo Ravini, Nicolò Focardi, Matteo Vitali, Francesco Travagli, Gabriele Bucianelli, Elia Rossi. Lei non gioca, vero? Sono arbitro, Damiano Sabatino. Perfetto, adesso l'altra squadra. Lorenzo Albi, Cosimo Marco Aldi, Federico Gianluca, Amerigo Bandini, Rafa Giannone, Francesco Saura, Davide Bertocci, Pietro Burchielli, Matteo Serani, Enrico Della Guerra. Due squadre, un unico oratorio. Fuori, lui subito, Era un'idea mia, scusami, perché adesso stavo per dire due squadre, un unico oratorio, un unico urlo. Forza! È arrivato il momento di conoscere due genitori di questo oratorio. Siamo qui comodamente seduti ai bordi del campo, accanto a me Ilaria e Stefano. Allora, per dover di galanteria iniziamo da Ilaria, mamma di? Michele. Michele quanti anni ha? Michele ha 11 anni. Di Michele calciatore che mi dici? Come torna a casa dopo una partita, sia nel caso in cui vince che nel caso in cui perde? Ma lui è sempre molto tranquillo, nel senso lui piace il calcio, sicuramente non è un gran calciatore, però viene qui volentieri, proprio gli piace l'ambiente e comunque partecipa attivamente sia agli allenamenti che alle partite. E tu come mamma quando torna a casa dopo una sconfitta, dopo una vittoria, che gli dici? No, cerco comunque di tranquillizzarlo, perché ovviamente le sconfitte bruciano sia che sia... siamo stati bravi oppure no, quindi cerco comunque di tranquillizzarlo. Beh, la mamma cerca di tranquillizzarlo, vediamo un papà che dice. Stefano, tu invece come padre di un calciatore come sei? Ah no, io gli dico, ma come hai perso gli ho fatto? No, viene a casa contentissimo, che abbiano vinto, abbiano perso, l'importante è aver giocato e aver condiviso un'esperienza importante.
Come mai la scelta di farlo giocare in un oratorio e non in una scuola calcio? Perché si condividano ancora valori importanti, no? Come il valore dell'amicizia, indubbiamente che c'è anche in una scuola calcio, però sicuramente qui è amplificato ancora di più. Quando vedi le partite di tuo figlio, sei tipo ultras che urli, inciti, oppure magari la guardi in silenzio? No, sono un ultras sfegatato, urlo a più non posso. E allora facciamo finta che tuo figlio ha segnato, fammi un urlo. Dai, forza! Ecco, vediamo adesso l'urlo della mamma, Ilaria. Tuo figlio fa gol, magari all'ultimo minuto vincono la partita. Bravo! Ed eccoci qua alla fine di questa puntata. Noi ci siamo divertiti insieme a Don Alessio e a tutto il suo gruppo, ai ragazzini bambini, bellissimi di questo oratorio di Scandicci. Giussi, l'appuntamento? È sempre per mercoledì prossimo, 19.35. Ovviamente oggi ringraziamo anche Tim, insomma, che è, come dire, è sponsor di questa grande manifestazione che raccoglie gli oratori di tutta Italia. Quindi Giussi De Angelis e Artemio Scardicchio vi dà l'appuntamento alla prossima settimana. E buon calcio a tutti. Della serie A Team per un mese. E poi, se vuoi, paghi solo 3,59 € a settimana su smartphone e tablet con traffico dati incluso. Corri nei negozi Team o vai su team.it. L'energia non si ferma. Mai. L'energia crea, si trasforma, diventa un'idea per generare nuova energia. Diamo all'energia un'energia nuova. Dov'è finito tutto l'amore? L'amore che dava un senso al lavoro e un sapore a ogni cosa. Le parole d'amore e il coraggio di amare. Che fine hanno fatto? Forse ci siamo stancati di amare o abbiamo perso il controllo. Perché non guidiamo più con amore? Perché? Toyota Hybrid. L'amore per la guida dipende solo dall'auto. Sei pronto a scoprirlo? Prenota il tuo Hybrid Love Test Drive su toyota.it. Costume National Seduction is an attitude. Gamma da 9.950 euro. Renault Drive the Change. Come può il design di un'auto darci sensazioni di guida come queste? Con la leggerezza. Con un volante ridotto. Con un cruscotto più alto per tenere alto lo sguardo. E semplificando per arrivare all'ergonomia pura. Così non ci sarà più distanza tra la superficie della strada e quella della nostra pelle. Voilà. Nuova Peugeot 308, designed for high sensations. Ed è una bella sensazione essere auto dell'anno. Peugeot.